Sì, poteva essere più bello, però insomma bisogna accontentarsi. L'ho detto ieri, eravamo dispiaciuti, però i ragazzi devono essere orgogliosi di quello che hanno fatto. Hanno dato veramente l'anima per un campionato positivo, prima di tutto per la Roma, per loro stessi, però credo che sia stato positivo proprio per l'Italia intera, perché fino all'ultimo hanno lasciato la suspense, questo è molto importante. L'ennesimo abbraccio dei tifosi a Fiumicino, ennesima testimonianza di questo grande pubblico giallorosso. Sì, no, questa è la testimonianza di quello che chiedevo io ai ragazzi all'inizio, dico riportiamo la gente allo stadio, noi saremo contenti quando avremo riempito l'Olimpico. Li abbiamo riportati in trasferta, abbiamo ricreato un amore indissolubile con questa maglia, con questa squadra. Insomma, per tutto questo i ragazzi devono essere felici. Non abbiamo raggiunto il sogno, però il fatto di aver sognato è già una cosa molto ma molto bella. Sergio, mi ha detto che questo è stato un campionato forse Ma sicuramente quello che abbiamo fatto, quello che ha fatto la squadra quest'anno è sicuramente irrepetibile, però non dobbiamo né metterci paura né niente, sarà irripetibile, sarà più difficile, però a noi le cose difficili piacciono e proveremo a superarci, sarà difficile, però con l'aiuto del pubblico, perché no? Superarsi vuol dire vincere. No, superarsi non significa vincere, tutti quando concorrono vogliono vincere. L'importante è rifare un campionato di vertice, ci sarà la Champions League, andremo in giro per l'Europa, ecco, io mi auguro che noi siamo i messaggeri di Roma. Roma è conosciuta in tutto il mondo, per cui dobbiamo continuare a farci conoscere e rispettare in ogni luogo, sperando di farcela. Mister, non so se ha visto ieri, c'è stata una striscione di tutto molto tanti, i pollici, insomma, sul carro che portava l'Inter in festa. È uno striscione che solo con lei come lo valuta? Appunto, di cattivo gusto, e poi come è stato sanzionato Totti, mi auguro che siano sanzionati anche quelli che stavano là, insomma. Allora ci sarebbe giustizia. Lo sapete, a me piace essere equo, giusto. Totti ha sbagliato e lui si era rivolto soltanto ai suoi tifosi che avevano sciolto un manifesto, uno stendardo molto grande con i pollici versi, e l'aveva fatto verso i suoi tifosi. Questi invece sono stati degli striscioni rivolti un pochettino a tutta l'Italia. Possono essere goliardici, però ricordiamoci sempre chi siamo e chi ci vede. Questa è la dichiarazione di La Russa che ha applicato l'impegno del Siena. Eh beh, lui era abituato all'impegno della Lazio. Mister, avete cominciato?